ci sei tu. Oggi sento questa energia dentro di me, un'energia che cresce sempre più. Nasce da un'idea in cui credo, in cui voglio credere. Nasce dalla voglia di lottare per raggiungere un obiettivo. Nasce dal desiderio di credere in se stessi e nelle proprie idee. Oggi non brancolo nel buio. Oggi la strada è finalmente illuminata. Viviamo di idee, viviamo di sogni. Ci nutriamo di energia che fa risplendere la nostra vita. Oggi, da un'idea di due ragazzi ambiziosi, è nato qualcosa. E si chiama E ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei tu. In questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei, non vorrei. Allora, siamo finalmente tornati, Vincenzo. Ragazzi, sottofondo, Wake Me Up di Avicii. È la canzone che ci ha fatto ballare per tutta l'estate. Vero? Sì, Avicii ha fatto un remix come ci ha abituato, ma ne ha fatti tanti. E qua la classifica dei Tunes è una cosa che noi faremo, penso, in quasi tutte le puntate. Sì, comunque è bello, comunque, dai. È bello vedere la musica più sentita, no? Credo che adesso dobbiamo rientrare. Rientriamo, seguiteci. Questo è il pezzo che preferisco, senti, senti. E poi riparte, no? Che capito si è com'è? Inventato. Che si è inventato Avicii. Fantastico, ragazzi. Godiamocelo un altro po'. Insomma, stavamo dicendo, dovremmo partire con questa classifica di iTunes. E ci sei tu, è il nome del programma. Salutiamo gli amici di YouTube. Ci sei tu perché tanti ospiti interverranno. Oggi gli ospiti siamo noi due. Dalla prossima interverranno tanti ospiti del mondo della musica e del mondo dello spettacolo. Questa è la particolarità del nostro programma. Particolarità è anche l'atmosfera che si vive qua. Un'atmosfera gioiosa. La canzone sta finendo, rientriamo. Entriamo. Ciao, ciao, ciao. I Jatty Ranks stamattina all'edicola sono partiti, sono tornati oggi a Los Angeles e l'abbiamo sentiti qua, sono ancora qui con noi a E ci sei tu. E ci sei tu, e ci sei tu. Ma quante volte lo diciamo? Che cos'è? Cos'è? Ma che cos'è? Che cos'è E ci sei tu, Alessandro? Allora, E ci sei tu sicuramente con la base degli Young Folks può essere qualcosa di intramontabile, perché come questo pezzo ci insegna è qualcosa di giovanile, qualcosa rimane giovane per sempre, quindi secondo me è qualcosa, è una stagione, come è un po' l'estate, è un po' come l'estate. Ma quest'estate te, poi parliamo di tante cose, quest'estate come è andata, che hai creato? Ma l'estate si gira, l'estate si fanno un sacco di cose. Noi non vogliamo perdere questo spirito estivo propositivo, perché lo spirito dell'estate è proprio questo, perché ti spinge a fare più cose, ti spinge a essere attivo, e noi questo spirito lo vogliamo portare qui a Radio Luis. Esattamente. Che lo certo. Sai che verrà qui oppure interverrà nella prossima puntata da Fabrizio Moro. Ma davvero? Eh sì. Sai che non lo sapevo? Te lo posso dire. Che notizia che mi hai dato? Te lo posso dire, lo posso dire agli ascoltatori di E ci sei tu. Quanto ti piace questo nome? E ci sei tu si chiama proprio così per questo, perché ci sei tu. Ogni puntata la caratteristica del programma è che ci sarà un ospite. La prossima esatto, ricordiamolo, prossima... nasce anche per questo motivo il nome. Esatto, la prossima puntata E ci sei tu, l'ospite sarà Fabrizio Moro. E questa puntata gli ospiti sono Alessandro Selvitella e Vincenzo Capua. E poi alla ripresa della regia c'è anche il buon Edoardo Coletti, che oggi è un santo, sta qui con noi, ci sta riprendendo con le fan, perché poi ci sarà tutta una sezione dedicata ai video, da quanto ho capito. Esatto, ci sarà una sezione su YouTube che farà vedere i video su YouTube, farà vedere i video delle puntate, proprio per arrivare a chi non può sentirci in diretta anche sull'applicazione. Sai, tanti mi hanno detto che hanno scaricato l'applicazione. Sì, esattamente, proprio su iTunes si può andare e selezionare l'applicazione Radio Luis, facilissimo da scaricare, oppure per chi già ci sta ascoltando, insomma, fate il passaparola www.radioluis.it. Adesso diciamo iniziamo dopo a vedere la classifica di iTunes dei top 20 singoli dal 27 settembre. Vai. Di questa settimana al 20° posto c'è Lady Gaga, saliamo, troviamo Marco Mengoni, ma adesso vogliamo sentire all'11° posto Lana Del Rey con Summertime Sadness. Questa è una canzone che quest'estate è andata per la maggiore. E parliamo di estate, e questi sono Summertime Sadness, vuol dire proprio questo, nostalgia del tempo di quest'estate. Lana Del Rey. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Il buonasera da Alessandro Silvitella e da Vincenzo Capo. Buonasera a tutti, questa è E ci sei tu. Oh my god, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snail, honey, I'm fire.